qua, si trovano qui a Telegolfo per un semplice motivo, perché appunto loro sono stati intervistati anche dalla RAI, Radio Televisione Italiana, appunto studio di produzione Rai 3, dove si effettua la trasmissione. Se lei ci vuole aggiornare un po', signora, ecco da dove viene, lei ci vuole raccontare? Di Torre Annunziata. Torre Annunziata. Lei che attività svolge, mi scusi? Che attività svolge nella vita casalinga? Cosa casalinga. Effettua? Casalinga. Lei è il marito della signora, ecco. Lei che lavoro effettua? Macellaio. Macellaio, ecco. E sono da anni che appunto vivono e tramandano tradizioni in tradizioni, perché anche suo figlio, che adesso inquadreranno dalla regia, vedete sui vostri monitor, questo ragazzo, eccolo qua, che si chiama Paolo. Questo ragazzo, che io lascerei l'immagine e pregherei, ci affidiamo alla solidarietà un pochettino di tutti i telespettatori, ecco, se voi incontrate per strada questo ragazzo, è un ragazzo che è andato via, signora, quale giorno precisamente? 9 dicembre. 9 dicembre è scomparso. Sì. Ci può raccontare? Lui si è alzato una mattina, è sposato questo ragazzo, sì, eh? È sposato, una bambina e un altro in arrivo. Ecco, c'ha una bambina, come si chiama? Rebina Nunzia. Ecco, Nunzia, il suo nome quindi, sì. Adesso, ecco. E praticamente è scomparso senza dire né alla moglie, né alla mamma, né al papà che si trova qui, dove si è andato a finire, cioè dove voleva andare. Ecco, è scomparso, si è dilungato. È scomparso verso le 8 di mattina, è andata giù e non è venuto più a casa. Ecco, è andato giù e non è più risalito. Quanti giorni sono passati dunque? Dal 9 dicembre, un mese e 11-12 giorni sono passati, e potete vedere la mamma come sta emozionata e come, diciamo, ecco, in questo momento, guardi, suo figlio magari se sta guardando o guarderà, perché questa trasmissione andrà anche in replica, ecco, per 5 minuti noi la lasciamo per 40 secondi di tempo, se lei vuole mandare un messaggio a Paolo, se in questo momento la sta guardando oppure la guarderà, perché questa registrazione andrà anche in replica, quindi le lascio, ecco, fa conto che in questo momento là c'è Paolo. Guardi la camera, per favore, guardi la camera. Non a casa, perché l'aspettiamo tutto a braccio aperto, non diciamo niente di straordinario, può venire subito quanto vuole, che noi l'aspettiamo e basta. Ecco, signora, ne può approfittare anche per qualche secondino, perché magari, non lo so, se, ripeto, se in questo momento sta guardando questo prodotto televisivo che stiamo... Vorrei che lui mi guardasse... È un po' più vicino al microfono, per favore, ecco, vorrei, grazie. Che lui mi guardasse, mi vedesse, si menzionasse della mamma e venisse a casa subito. Ecco, fa conto che là sta Paolo, ecco, la sta ascoltando, ecco. Gli dica due parole particolari, cioè che praticamente non succederà niente, che insomma cerchiamo di coordinare una famiglia interrotta. Non può succedere niente, può venire quando vuole, anche adesso. Benissimo, ecco, infatti volevo domandarle, signor Enzo, gli passo il microfono, la ringrazio. Secondo lei perché questa scomparsa di suo figlio l'ha fatto mai altre volte? Ma io penserei per causa della morte della nonna. Ecco, perché infatti i signori, come vedete, specialmente la che signora... Che 3 mesi fa è morta sua nonna. Ecco, lui infatti... Lui mi diceva sempre che... Sì, prego, prego, ci dica. Che lui perdeva la nonna, perdeva tutto. Ecco, infatti vogliamo dire l'infanzia di questo ragazzo... Io penso che la sua scomparsa sarà questo in così. Certo, ma mi dica una cosa, la sua scomparsa, cioè lui da piccolo ha abitato, cioè è stato sempre con la nonna? Sì, la maggior parte siamo sempre con la nonna. Ho capito, quindi noi abbiamo mandato questo appello, se Paolo veramente ci sta seguendo, pertanto noi lo facciamo rivedere in regia, se siete pronti, grazie, eccolo qua. Se Paolo veramente è all'ascolto, tua madre e tuo padre stanno qui presenti questa sera in televisione, sono andato appunto, cioè sono andati anche tramite la trasmissione, come si chiama quella? Chi l'ha visto sulla Rai 3, quindi stiamo tramandando anche il nostro discorso tramite la nostra televisione, appunto, che è molto seguita. Quindi Paolo, se veramente sei in visione con noi, in collisione di video, ti preghiamo almeno di farci una telefonata, perché noi siamo qui, i tuoi genitori sono anziani, di rivederti, di abbracciarti e magari, perché no, anche di stringerti nel loro grembo familiare e di, non diciamo di perdonare, magari senza spiegazione, solamente di abbracciarvi e vivere una vita contemporanea e felice. Facciamo tanti auguri, signora, un applauso a voi.